Viale Venezia non è solo il luogo magico della partenza della Mille Miglia, ma vi ha anche sede la libreria Gilena International Motor Books, un luogo di culto. Scaffali e scaffali di carta patinata con le storie, i piloti, le gare, gli aneddoti più avvincenti, ma anche un luogo conviviale, di incontro, dove toccar con mano la tua passione. Cresce l'attesa per la Mille Miglia 2018. Oggi ci troviamo in un posto molto particolare, Brescia, Viale Venezia, civico numero 74, la libreria Gilena, in compagnia di Roberto. Ciao Roberto, ben trovato. Ciao Ermanno, un saluto a tutti voi. Roberto, presenza alla libreria Gilena, un nuovo modo di raccontare i libri. Quest'anno abbiamo deciso di condividere questo spazio, sarete presenti all'interno delle nostre trasmissioni Pre-Mille Miglia. Ricordo che anche quest'anno, come nel 2017, andremo in onda con tre speciali Pre-Mille Miglia, dove affronteremo vari temi, che in questo momento ancora non vi sveliamo, ma uno di questi sarà il racconto della Mille Miglia con l'ausilio dei libri, per la prima volta i libri in televisione. È una cosa che mi gratifica molto, e 18 anni che sono il responsabile qui della libreria Gilena, che è diventato ormai un punto di incontro fermo per appassionati, piloti, collezionisti, e quindi questo mi rende molto orgoglioso. Vedremo come i libri sappiano raccontare molto questa corsa, che fu definita da Enzo Ferrari la corsa più bella del mondo, non a caso. E vedremo come tanti destini legati all'automobilismo sportivo si intrecciano in queste 25 edizioni della Mille Miglia storica, che va dal 27 al 57. Roberto, non anticipiamo troppo ai nostri amici telespettatori. Senti, però vogliamo fare un invito. Come abbiamo detto, siamo in un posto molto particolare, tra l'altro qui davanti a questo splendido luogo di culto parte la Mille Miglia ogni anno, siamo in Viale Venezia. Io direi di fare un invito a visitare la libreria, a fare anche scambiare due chiacchiere con te, magari a condividere un caffè, perché questo è un posto molto particolare, un posto dove trasudano ricordi, immagini, ed è forse anche giusto che gli appassionati possano poterlo visitare e condividere con te questa grossa passione. Hai detto bene, perché sembra strano, ma anche a distanza di 18 anni tanti bresciani non sanno ancora che c'è una libreria specializzata a Brescia, che è una anche delle poche a livello europeo, e non a caso il mio titolare, quando decise di aprire una libreria, scelse proprio questa ubicazione, che legava la libreria appunto alla partenza e all'arrivo della Mille Miglia. Quindi invito tutti gli appassionati a venirci a trovare. Beh Roberto, diciamo che ultimamente, forse anche perché il mondo è cambiato, spesso, me l'hai raccontato anche tu, i libri ormai si vendono su internet, so che voi avete dall'altro un mercato ovviamente internazionale, e molti clienti, anche bresciani, magari comprano libri da voi, ma li comprano magari tramite il vostro sito internet. Io direi però, invitiamo questi nostri amici, venite a trovare Roberto alla libreria Gilena, sarà una nuova sensazione magari toccare con mano queste pagine di storia. Sicuramente noi, oltre che aver potenziato la nostra presenza online, rimodernando il nostro sito, rendendolo più fruibile, abbiamo raddoppiato anche la superficie espositiva, e quindi vi invitiamo tutti in Viale Venezia 74, e siamo aperti dal martedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30, dalle 15.30 alle 19.30. Prossimamente, negli speciali Mille Miglia, libreria Gilena con i suoi fantastici libri.